Käisin kun teillä koville? Tämä on loppua pitää vuoteen. Mä olen pitää. Siis kun miskuusi, ei vero, hai ragione. Devo bere dell'acqua, che io quando parlo, adesso sarà un'ora che siamo qua, non ho bevuto neanche un sorso d'acqua. Lei ha parlato di Gesù, ma senza forse accorgersi, lei le assomiglia molto, ha combattuto sempre per gli ultimi, magari... ha combattuto per umiliati e offesi. Questo oggi non lo fa più nessuno. Oggi il mondo ha bisogno di persone che abbiano il coraggio di andare contro. Sempre con la forza di non stare dalla parte dei potenti. Sono capaci tutti di fare quello. Ecco perché lei è un grande. Insomma, è grande per quelle decine di persone che mi conoscono. Con i miei libri, il mio cerchio, cioè vuole la circonferenza che può chiudere in una piccola cosa, insomma, no? I veramente grandi erano grandi da far colpo, ecco. Far colpo. Io ho un film francese che, innamorato della mia opera, ha fatto il film seguendomi 4-5 anni. E lo si vede anche in italiano, però bisogna vedere dove e come, insomma. Però quando l'ha consegnato a far vedere il cinematografo, dice, a 10.000 euro ancora di debiti per delle luci, per le traduzioni, eccetera, no? In ogni modo, però, dandolo così privatamente a un cinematografo, padrone di un cinematografo, gli ha detto: cara signora, questo è un bel film, dico, ma questo è per gente che si interessa di filosofia, che si interessa di giustizia, eccetera. Ma se io lo metto, diciamo, sul... in cartellone. Cartellone, mi verranno 2-3 giorni, verrà un poco di... Dopo una settimana nessuno ne parla più. Come posso io pensare di fare, e non succede niente, dice. Discutono, lui va in campo di concentramento, d'accordo? Campo di concentramento, abbiamo un mucchio di film che fanno, ogni settimana ne sente uno, ha scoperto quella vita di quello lì, ecco, facciamo un film. D'accordo? Dice. Ma il resto che sia. Io le ho detto prima che lei vada da una sala di cinematografo. Ho detto, per quanto conosco io i film e la maniera di farli, no? Ci deve essere qualcosa che sia anche inimmaginabile, se vuole, anche una stramberia, se vuole, d'accordo? Ma che sia qualcosa che attiri. Ma la mia vita in che cosa attira? In ciò che sono stato disgraziato prima del fascismo, che non mi hanno dato la scuola, che ho dovuto andare in seminario, lasciare il seminario, andare in Libia, eccetera. Ma se è tutto negativo, dice, chi va a vedere questa roba? Sarebbe stupido andare a perdere tempo, no? Comprare i pistacchi dopo e aspettare. Noi andavamo a vedere Tom X come ragazzi, cioè.
una cosa che non ha fatto e che avrebbe voluto fare. E queste sono tante, sa? Queste sono tante che avrei voluto, che non avrei voluto. No, che avrebbe voluto e non ha potuto fare. Una cosa, quando ero giovane ho sempre desiderato, andando in marina dove vivevo io, vicino a Piazza Grande, a buttarmi in alto per salvare uno che stava per annegare. Scusi, insomma, devo rispondere perché... Guarda che fa. Allora? Sì, ma io adesso ho un incontro, signora. Ho incontro di telefono tra un'ora, ecco, tra un'ora e mezza. Salve. D'accordo, sì. È da Bologna. E vuol studiare la vita del campo di Natzweiler, tutto, dove l'ha visitato, ma vuole adesso andare a insegnare ai bambini per prepararli di andare a visitare tanto quel campo lì. È una ragazzina di 23 anni, sa, questa. Dico, ma chi la finanzia lei per fare questo progetto, eccetera, di andare a mettere insieme i ragazzi e preparare dei campi e portarli ai campi? Ma dice, io quello che ho letto, mi è venuta questa idea e mi piace andare, se sono andata, ho visto il campo, dopo ho letto il suo libro che è scritto sul campo, e il microfono è sempre quello. E dico, e chi è la maglianza? Prepara da Bologna, viene da me, eccetera. No, dice, io sono dell'AN, come si chiama, Azione Nazionale Prigionieri di Guerra, so come si chiama. Loro sono associata, ma non mi danno niente per persone. Io ho una nonna che mi aiuta. E con quella nonna io sono venuto da lei adesso. E adesso io dico, guarda, io non posso ricevere, di solito ricevo quando mi convinco che merita, un sabato dalle 10 alle 11. Questo sabato ho un uomo che è della Bosnia, che vive in Slovenia, ma che vuole fare il confronto della fine che hanno fatto i bosniaci durante la Seconda Guerra Mondiale, confrontarlo con quello che io parlo nella necropoli. Dice, io l'articolo l'ho scritto e anzi l'ho mandato, ma non è arrivato ancora. E io vorrei sentire cosa ne dice lei. Dico, io volentieri, con tutto io mi aiuterò la mia aiutante che è bosniaca, adesso è croata, adesso è croata, come è stato, no? Ma è di nascita bosniaca. E dice, capisce? Il tema è bello, anzi, è così a posto, no? Che è meglio di questo confronto. E io nell'ultima parte del mio libro descrivo il trasporto della morte, che è quello del campo di concentramento della Dora, come ho detto prima, il campo Dora, assurdo, Natzweiler, no, a Bergen-Belsen. A Belsen è morta Anna Frank. E il campo della morte, e ha avuto la fortuna, siccome è giovane, cioè, non ha fatto la fine di anche lei. È vissuta in un campo vicino a quello della morte e poi è morta di fame, come tutte le altre. No? E quindi in questo caso, questa ragazza, come idea mi piace, ma faccio uno sforzo, dico, venga,